E buongiorno a tutti, questa è l'aula 3.0 dell'ITIS Avogadro di Torino. Io mi trovo all'interno dell'aula che in questo momento è vuota, ma in realtà è la sede ed è stata la sede dell'esperienza di cui porto testimonianza nella competition. Si tratta di un'esperienza che si è svolta con gli adulti di un corso serale che hanno studiato in quest'aula, imparato ad usare il digitale e hanno lavorato anche in modalità capovolta per poter superare tutta una serie di ostacoli legati all'apprendimento di una lingua che per molti di loro era lontana nel tempo scolastico. Alle mie spalle vedete il setting d'aula che è composto da sedie che possono muoversi, un armadio all'interno del quale ci sono dei laptop, tre LIM e una posizione. Un setting d'aula che non prevede la cattedra. Come vedete, non esiste la cattedra, esiste soltanto un leggio che vedete adesso alle mie spalle e che rappresenta l'unico punto di riferimento qualora il docente intende mettersi nella posizione di uno a molti. L'esperienza si è svolta nel corso di un anno scolastico, o meglio di un secondo semestre, ed è si è svolta da gennaio a giugno. Durante questo tempo gli alunni, tutti ragazzi, tutti adulti, solo una ragazza di origine pakistana, hanno lavorato sia su grammar sia su English for Special Purposes, imparando ad usare la rete per le audio lesson e le video lessons che hanno poi utilizzato in modalità capovolta, misurandosi anche in lavori di gruppo. Come vedete, tutte le postazioni dell'Aula 3.0 sono postazioni che possono essere spostate per il lavoro di gruppo. Inoltre, gli studenti e la studentessa hanno anche imparato a condividere in remoto i loro materiali e hanno anche imparato, attraverso la visione di video lessons su siti indicati, anche in modo autentico. I risultati sono stati ottimi, il test condiviso al termine del percorso, sia per grammar sia per English for Special Purposes, si tratta di un corso di terza meccanica, sono stati notevoli. Se il primo test svolto a gennaio era stato prevalentemente insufficiente su obiettivi condivisi, il test finale si è rivelato totalmente sufficiente per tutti gli allievi, con voti dal 6 al 10. Quindi si tratta di un'esperienza pedagogicamente rilevante. Sono stati ottimizzati i tempi di studio, sono state curate le parti didattiche, compreso l'assessment, e soprattutto il setting d'aula ha favorito notevolmente tutti i vari step del processo di apprendimento.